Sarà dunque l'attesa per la finalissima del 19 febbraio di Una voce per San Marino che decreterà il concorrente per San Marino all'Eurovision. L'evento è anche quotato dai bookmaker. Gli analisti SDAI quotano la vittoria di Achille Lauro ad 1,45. È indubbiamente lui il super favorito, a distanza a tutti gli altri. Il secondo più probabile vincitore per i bookmaker è il giovane rapper Blind, dato a 6,5. Terzi a pari merito, a 7,5 volte la scommessa, Tony Cicco con i The Shadows e Alberto Fortis e Valerio Scanu, vincitore di Sanremo nel 2010. A seguire Alessandro Colli con il DJ Burak Yeter quotato 10, così come Francesco Monte e la spagnola Cristina Ramos. Matteo Faustini è quotato 12, mentre Ivana Spagna 15 volte la scommessa. Qualunque altro vincitore, compresi i sammarinesi Wild Card, Fabri e L'Abuse con il featuring dei Miodio, o una eventuale sorpresa tra i 9 emergenti che usciranno dall'apposita finale del 17 febbraio, è quotato a 3. Achille Lauro parte col favore dei pronostici, ma a decretare il vincente, che accederà di diritto all'Eurovision Song Contest per San Marino, saranno 5 giurati, i cui nomi verranno resi pubblici poche ore prima della finalissima. Non c'è televoto, quindi molto dipende da questa giuria. Non hanno dato i nomi Io non ne faccio parte, quindi sicuramente è una cosa seria. E proprio sul servizio che abbiamo appena visto ha rilasciato una dichiarazione il segretario di Stato Federico Pedini Amati. Mi fa molto piacere, dice che il concorso Una voce per San Marino venga quotato dai bookmaker, ma ci tengo a precisare che tutti i concorrenti se la giocheranno alla pari e ci saranno dei giudici molto competenti che valuteranno senza alcun condizionamento. Ovvio che da sammarinese il mio cuore batte per San Marino.